Caro Andrea, grazie. Il titolo del progetto di tesi che porto oggi a Arte and Labor, e il relatore è il professor Arnelli, che ho avuto il piacere di seguire il progetto come correlatore. È un progetto che parte da un'occasione anche reale, di cui poi ci parlerai, la progettazione di una piattaforma sul tema dell'arte barocca, una piattaforma per lo studio e la valorizzazione di quest'arte transdisciplinare, e portato avanti appunto insieme al professor Arnelli, che è stata poi l'occasione per approfondire un tema che è quello del rapporto tra il web publishing e l'organizzazione e la funzione, la gestione della funzione di materiali d'archivio, materiali multimediali, no? Perché proprio questo progetto comprende testi di approfondimento saggistici, ma anche video per l'audio. È una piattaforma che da un lato promuove lo studio e la pratica barocca, dall'altro diventa un luogo di incontro anche per specialisti diversi del settore. Carlo, in questo lavoro, è stato molto meticoloso, è riuscito a creare una corrispondenza precisa tra le scelte progettuali e aspetti che hanno a che fare invece con un approfondimento teorico dello stato dell'arte per quanto riguarda il web publishing, e di questo sono particolarmente contento. Lascio a te, prego. Grazie, direttore. Sì, come ha anticipato l'introduzione, il titolo del progetto è Arte and Labor, che in tedesco significa la lettera laboratorio di Arpa. Questo perché tutto nasce essenzialmente dal ritrovamento di quest'arpa Barberini, costruita nel 1632 presso il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, da parte del docente e fotografo Arnelli e dell'artista Magdalena Köhl. Insieme si sono occupati di dare nuova vita, per così dire, a questo strumento, con gli strumenti, con i mezzi contemporanei che permettevano un'analisi di questa arpa Barberini a 360 gradi letteralmente, poiché attraverso tecniche come la fotogrammetria che vediamo qua e la scansione raggi X si è costruito un modello virtuale dell'arpa. Questo ha portato a interrogarsi sulle possibilità della divulgazione della tematica dell'arpa classica, della musica classica e in generale della costruzione di uno strumento così pregiato. Un altro punto di partenza per la mia tesi è stato il bando del progetto Arpa and Labor, che è stato divulgato qui in Isia a gennaio 2021, e credo che il bando racconti benissimo perché ho scelto Arpa and Labor anche come progetto di tesi, innanzitutto perché veniva richiesta un'attività di progettazione grafica, di progettazione web, di programmazione, che sono, ho scoperto essere le mie principali passioni nel mio percorso di studi triennale qua. E poi si parlava di un database web aperto che doveva funzionare come un pool collettivo di conoscenze, che era almeno l'obiettivo da costruire di questa piattaforma di Arpa and Labor, e questo pool di conoscenze doveva godere di un approccio innovativo che permettesse di collegare, visualizzare e mappare i contenuti multimediali pubblicati sulla piattaforma. Dunque mi sono occupato per Arpa and Labor della progettazione appunto di questa piattaforma, dello sviluppo del codice, dell'inserimento dei contenuti e della comunicazione dell'evento che si è tenuto a Innsbruck nel novembre dell'anno scorso. Partendo dalla progettazione della piattaforma, questa doveva avere tra gli obiettivi principali una interdisciplinarità dei contributi, innanzitutto, una molteplicità dei percorsi di ricerca possibili, in modo che l'utente avesse modo di esplorare i diversi file multimediali, gli articoli, gli interventi, eccetera, secondo diversi percorsi, appunto, e una cura dei contenuti di tipo redazionale. In sostanza, questo cosa avrebbe significato per Arpa and Labor? Innanzitutto una partecipazione di storici, musicisti, artigiani ed esperti a vario titolo. I percorsi di ricerca avrebbero portato a un incontro tra la ricerca analogica e quella digitale, quindi i convegni che già Arpa and Labor organizzava, e una cura dei contenuti di questo tipo avrebbe permesso di creare un'unione tra il blog, inteso come spazio web aperto e libero, e una comunicazione digitale però dotata di curatela. La URL del sito attualmente è questa, subito su una sezione di news con gli articoli che di volta in volta il team editoriale ritiene più importanti, e
tutto ciò che vedete come arancione è stato progettato per essere, per portare l'utente a interagire. Quindi per esempio vediamo che questo box con un breve sommario dell'articolo può essere aperto, così tutto ciò che vediamo su questa schermata, compreso il menu laterale, che apre e mostra le voci principali del sito. Mi concentrerò principalmente su queste categorizzazioni degli articoli, quindi progetti e tipologie di ricerca, e poi sulla timeline, la mappa e l'indice, che propongono appunto nuove modalità per scoprire i contenuti del sito. Abbiamo diverse categorie, diversi tipi di raggruppamenti possibili degli articoli, quindi per esempio questo è relativo al progetto sull'Arpa Barberini realizzato negli ultimi anni, la categoria Sociologia of Art, sulla sociologia dell'arte, che approfondisce l'importanza dell'arpa come strumento nella storia dell'arte italiana e non, una timeline su cui è possibile navigare diversi articoli in base agli anni in essi contenuti, anche zoomando e per esempio, come vedete nell'alto sinistra, filtrando in base a una categoria preferita, la mappa, che anche qui è liberamente esplorabile per vedere gli articoli che per esempio sono inerenti a una certa città come Bologna, e anche qui si può zoomare per vedere un'area specifica del nostro interesse, e infine l'indice, che raccoglie tutti i temi e le persone citate all'interno degli articoli. Cliccando su uno di qualsiasi di questi nomi si apre una finestra che racconta in quali articoli, in quali interventi, in quali scritti è raccontata la storia del, in questo caso del cardinale Maffeo Barberini, che dà il nome all'arpa. Tutto ciò è realizzato in maniera open source, quindi non si utilizzano API, cioè script esterne di Google, non si utilizza Google Maps e non è utilizzato WordPress. Per parlare meglio di che cosa significa open source, faccio un breve excursus sullo sviluppo del codice di Hackerlaboro. Generalmente un sito web si compone di due, potremmo dire, spazi. Uno, per semplificare, è il CMS, cioè il metodo con cui si gestiscono i contenuti, per esempio WordPress, e l'altro l'hosting, cioè lo spazio su cui il sito è veramente archiviato, per esempio Aruba, per dire, è giusto uno tra i più noti. Questo tipo di prospettiva significa che la risorsa del sito è chiusa, quindi gli utenti possono vedere solo determinate sezioni. Per esempio, noi non possiamo mai sapere come funziona l'algoritmo di Google o di Facebook, ma possiamo usare i loro servizi. Non è accessibile da sviluppatori terzi e quindi non può essere eventualmente migliorato, salvo quello che la piattaforma WordPress, Google, Facebook decide di permettere, ed è concepito come uno strumento a sé stante, quindi chiuso e finito, per così dire. Hackerlaboro invece funziona in maniera diversa, con tre servizi diversi che forniscono il Content Management System come WordPress, in questo caso Forestry, l'hosting come Aruba, ma in questo caso GitHub, e il deployment, che invece è lo sviluppo e la distribuzione del sito con Netlify. Per dirlo in maniera semplice, queste tre piattaforme sono tutte e tre open source, cioè sono interamente visibili dagli utenti. Ogni utente può vedere come funziona ciascuno di questi tre sistemi. Sono aperte a sviluppatori terzi, quindi permettono il contributo di chiunque sia interessato a far progredire la piattaforma, e sono riadattabili come strumento di sviluppo, cioè si può prendere una qualsiasi di queste tre piattaforme e provare a ripensarla da zero. Il che significa ovviamente enormi opportunità anche per il progresso di che cosa noi concepiamo come internet. Dunque, quello che l'utente vede è questa pagina, per esempio un articolo sul convegno che si è tenuto a Roma nel 2016. Ciò che invece il team editoriale vede è, sì, o comunque che qualsiasi utente può vedere, è sia la pagina in HTML che dà l'ordine a quell'articolo, in questo caso composto di oltre 700 righe di codice, sia la pagina della configurazione, che racchiude tutte le informazioni contenute dentro il sito, quindi questo è tutto totalmente esplorabile anche in questo momento, sia il singolo articolo riportato in formato testuale, quindi non impaginato. Ritorniamo a quello che l'utente invece vede navigando su Hackerlaboro. Mi preme soprattutto, per primo, gettare la luce, diciamo, su queste due funzioni. Una è quella che permette di scaricare e di stampare in PDF l'articolo, modificandone l'impaginazione in modo che sia adatto a un supporto cartaceo, visto che proviene da un supporto web. E quest'altra, che invece è sempre contenuta nella barra degli strumenti sulla destra, che quindi l'utente può aprire e chiudere liberamente,
Questa raccolta di targ, persone, temi, anni e luoghi sulla mappa contenuti all'interno di questo specifico articolo. Il che mi riporta a come funziona l'inserimento dei contenuti su questa piattaforma. Forest, abbiamo detto, è il sistema di gestione dei contenuti ed è aperto e configurabile. E fin dall'inizio si è dimostrata la necessità di portare sul Raffaello Board media di diverso formato, sia video che fotografie, che podcast, che articoli in formato testuale. Quindi cosa succede? Che per ciascuno di questi articoli abbiamo 23 campi, non tutti obbligatori da compilare, ma che il team editoriale può compilare per rendere più, per raffinare, diciamo, la ricerca e il sistema della piattaforma. Quindi, per esempio, titolo, autore, sommario, tipologia, campo di ricerca, ci aiutano a meglio delineare il tipo di articolo che stiamo leggendo, tag, link e articoli correlati sono il cuore pulsante di Huffen Lavoro. Abbiamo infatti 4 tipologie di tag per ogni articolo e questa differenziazione tra i tag è quella che permette proprio al sito di essere vivo, come lo mostravo poco fa, quindi di avere diverse pagine che raccolgono i diversi articoli secondo modalità differenti, l'indice, la timeline e la mappa. Se quello che l'utente finale vede è questo, ciò che il team editoriale vede è invece questo, la pagina di Forest da cui un articolo si carica. Sulla sinistra abbiamo i tag, per esempio i tag dei nomi di persone contenuti nell'articolo, personaggi storici, artisti, eccetera. Sulla destra abbiamo il testo vero e proprio dell'articolo. Se il sistema in maniera automatica riconosce che un nome contenuto tra i tag è riportato all'interno dell'articolo, lo rende un link, e questo è quello che vediamo sul sito. Cliccando su quel link andremo all'indice che ci riporterà agli altri articoli che parlano di Giovanni Dal Franco. Lo stesso succede per esempio i tag sui temi, sulle tematiche, per esempio Rappa Barberini, o con i tag sui luoghi, quindi Roma. Anche questi diventano degli hyperlink sul sito. Ciò significa che la piattaforma è veramente interconnessa, tutti gli articoli sono in qualche modo interconnessi agli altri, e tutto questo è reso possibile senza utilizzare sistemi invasivi che renderebbero la piattaforma chiusa, ma anzi l'utente finale può, volendo, capire cosa sta succedendo, come arriva a vedere un determinato articolo e cosa permette questa configurazione di Huffen Lavoro. Abbiamo, dicevo prima, il menu laterale da cui si può accedere ad ogni articolo. Sulla destra ci sono questa toolbar, l'abbiamo chiamata, questa barra degli strumenti. La prima sezione spiega il progetto sull'Arpa Barberini, quindi è uguale per tutti gli articoli inerenti all'Arpa Barberini. La seconda sezione parla delle ricerche correlate, quindi altri articoli sullo stesso tema. Link esterni, quindi è possibile riportare anche link provenienti da, per esempio, il sito di una biblioteca o un archivio chiuso che per qualche motivo decide di chiudere le proprie risorse, si può comunque inserire in questo modo. I tag di cui parlavo poco fa e la pagina per la sezione per scaricare o stampare l'articolo. Riguardo alla stampa, arrivo alla comunicazione dell'evento, che è stato il fulcro, diciamo, il momento in cui abbiamo raccontato per la prima volta questo progetto, diciamo nel mondo reale, fuori dallo schermo del computer. L'evento era intitolato Festival dell'Arpa Storica e si è tenuto presso la Haus der Musik von Ferdinandeum di Innsbruck ed era intitolato Zwischen den Saiten, cioè tra le corde dell'arpa, perché trattava appunto tematiche che non c'entravano soltanto con lo strumento in sé, ma c'entravano con la storia dell'arte, con la letteratura anche, e ci sono stati interventi di musicisti, artisti, storici, critici letterari, che hanno un po' diciamo, raccontato nelle diverse giornate dell'evento, anche attraverso concerti come è possibile vedere qui, quale sia l'importanza storica e culturale di questo strumento, di questi strumenti. Insieme al professor Armin Link mi sono occupato in questo caso di raccontare Huffen Lavoro nella realtà, in una situazione reale come questa. Abbiamo raccolto alcuni reperti fotografici, alcune immagini, alcuni testi, anche spartiti musicali, per esempio, che potevano raccontare meglio il progetto. Questa è giusto una veloce carrellata dei luoghi, insomma, che hanno portato a tenere questo evento, che hanno ospitato questo evento. C'erano
video interviste che poi sarebbero entrate a far parte del sito web di Art and Labor, e c'era un'esposizione di questi strumenti provenienti proprio da musei locati in diverse parti del mondo. E diciamo che all'epoca, che poi era novembre dell'anno scorso, però ancora il sito era poco più che una pagina vuota, ancora molti contenuti non erano stati inseriti. Però ho pensato che fosse giusto terminare con questa pagina about, che racconta già dalla prima riga in breve, più in breve di quanto abbia fatto io, che cos'è Art and Labor. Una piattaforma con un discorso critico e aperto sugli argomenti relativi all'enigma dell'arte storica. E io ho cercato di trattare questo argomento riflettendo non solo sull'enigma dell'arte storica, cioè come si è arrivata a noi, cosa ci racconti della storia che hai vissuto, ma anche sull'enigma della pubblicazione digitale, cioè come si possa ripensare la pubblicazione digitale, come si possa renderla veramente, profondamente open source, e come riporta questa breve sezione about, ci tengo a specificare come il sito web sia stato reso possibile, portato in fondo dalla collaborazione tra Art and Labor e l'Istituto Lisi Urbino, dall'interesse del direttore, che ringrazio nuovamente, dall'interesse del professor Link, che per primo, diciamo, ha avuto questa intuizione della piattaforma, e in generale dall'interesse dell'istituto stesso, che è stato veramente fondamentale in questa mia scelta e in questo mio percorso. E quindi, in una parola, grazie. Inizio io con una breve domanda. E hai parlato molto del progetto, però in realtà nel tuo volume c'è anche una parte, diciamo, di approfondimenti teorici su quello che è lo stato dell'arte del web publishing, e volevo magari capire un po' di più rispetto a questo, no? Nel senso, rispetto alle attuali pratiche contemporanee, come si soluziona il tuo progetto e anche considerazioni che permessi di arrivare. Certo, sì. Il progetto in sé, che io racconto nella seconda sezione del progetto di tesi, cioè come ho costruito la piattaforma, aveva bisogno comunque di una ricerca teorica che è stata realizzata per capire in che direzione andare con Art and Labor, con il sito web. L'obiettivo era, come spiego anche nella ricerca, provare a immaginare cosa possa essere l'editoria digitale, non nel 2021, non nel 2022, ma magari tra qualche anno, nel senso che l'open source è una mentalità, cioè un modo di intendere questo tipo di risorse che si basa sulla condivisione degli strumenti e sulla creazione non tanto di strumenti chiusi, come dicevo prima, WordPress, Google, Facebook, ma sull'implementazione di strumenti che possono essere rielaborati da terzi. La ricerca teorica mi ha aiutato a meglio mettere a fuoco proprio questo, cioè in che modo e con quali modalità si è provato negli ultimi anni specialmente, quindi provando a fare un po' uno stato dell'arte, diciamo, della situazione attuale, in che modo si è provato a utilizzare il web in maniera alternativa, in maniera non conforme a questi che vengono chiamati closed gardens, cioè giardini chiusi, perché sono sicuramente bellissimi e funzionali, ma a cui non ci si può entrare, non li si può riutilizzare. L'obiettivo era capire appunto cosa si può fare, e credo che l'open source dia importanti spunti sia dal punto di vista della programmazione che dal punto di vista della progettazione proprio editoriale. Io ho una domanda. In questo progetto tu hai fatto sia la parte, diciamo, di progettazione, no? di interfaccia, no? del progetto, hai guardato quelle che potevano essere le rappresentazioni dei contenuti, eccetera, ma ti sei anche occupato di codice, quindi hai fatto anche una parte che generalmente non compete al progettista. Piacerebbe capire che cosa è stato per te, se hai incontrato delle difficoltà, se questo progetto è nato proprio perché, uno sbagliatore che il codice che ne occupa, eccetera, e queste due figure che spesso devono collaborare insieme, non è facile per un progettista trovare un programmatore o viceversa, no? Si trova spesso d'accordo, interno, in
in questo momento, in questo progetto, sono resistito a queste due figure. Mi ricordo un po' di questo? Sì, è una questione che io sento anche molto perché, come ho detto all'inizio, la programmazione e la progettazione web sono due ambiti che mi interessano particolarmente e che ho scoperto di interessarmi particolarmente nel corso del mio, dei miei studi qui in ISIA, non sicuramente prima di arrivare qui. E credo che Art and Labor sia la prova che dalla commissione di diverse competenze, come in questo caso quelle di programmazione e quelle di progettazione, si possa arrivare a a modi diversi di intendere, in questo caso il web, però di intendere il progetto, il prodotto a cui un progettista aspira, diciamo, di arrivare. E mi verrebbe da dire che la distinzione che c'è generalmente tra programmatore e professionista della progettazione integrale e della progettazione in generale sia una distinzione dovuta soprattutto all'abitudine che abbiamo al giorno d'oggi a intendere questi due come due percorsi di studio diversi. E anche qui penso che il tipo di corsi che personalmente ho avuto modo di seguire in ISIA dimostrino che c'è un modo diverso di ragionare, che c'è un'altra possibilità, un'integrazione tra la progettazione e la programmazione che permetta poi a ciascun progettista di avere comunque se non altro delle basi teoriche e pratiche su cui eventualmente lavorare oltre. Facciamo male voi, lo facciamo. Grazie. Grazie. Carlo della Slatter, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di primo livello di presentazione grafica e comunicazione visiva con la valutazione di 110 su 110 con loro. La motivazione è scritta dalla commissione per l'ottima integrazione delle componenti progettuali e teoriche, la capacità di misurarsi con un'ampia collezione di materiali eterogenei, nonché le esigenze di un progetto reale, senza sacrificare un percorso teorico che fa il punto sulle modalità contemporanee di integrazione tra piattaforma d'archivio, web e publishing, ma soprattutto per la spirale di